Era la mattina del 20 settembre 2018 quando Filippo Bruni e Piero Bagni, impiegati dell'archivio di Stato di Arezzo, morirono soffocati a causa di una fuoriuscita anomala di gas argon dall'impianto antincendio. 118 Arezzo? Sì, ascolti, è l'archivio di Stato di Arezzo. Un'ambulanza, per favore. Mi dà la via, per favore. Sì, allora, piazza del commissario numero 1, in cima a Corsa Italia. Sì, mi dice anche che è successo. Senta, è partito le bombole dell'antincendio. Quella drammatica mattina i due dipendenti erano scesi nel locale caldaie a verificare perché l'impianto di allarme fosse scattato. L'area però era già satura di gas per le esalazioni causate, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti durante le indagini, da un malfunzionamento dello stesso impianto e loro rimasero senza ossigeno. Quanti feriti ci possono essere? Due persone distese che non si sa se sono morte o vive. Adesso, a 3 anni esatti dalla tragedia, gli amici e i colleghi hanno voluto ricordarli con una cerimonia nella sala loro dedicata all'interno dell'archivio. Filippo e Piero sono qui in mezzo a noi. Noi preghiamo per loro, loro sono qui, ci vedono e pregano per noi. E allora questa è una riunione di famiglia. Le ricorrenze rinnovano il dolore, però allo stesso tempo sono molto importanti perché comunque nessuno si dimentichi e si ricordi di questa tragedia che non deve più succedere. Le persone amiche ci sono sempre state vicine, di qui le persone nostre proprio nel privato, veramente persone splendide, ecco, gli amici ci sono stati vicini sempre sempre. Per il drammatico incidente sul lavoro sono finite a processo 11 persone, tra loro anche l'ex direttore dell'archivio Claudio Saviotti e l'ex direttrice Antonella D'Agostino, oltre al vicecomandante dei Vigili del Fuoco dell'epoca Antonio Zumbo. L'accusa per tutti è quella di omicidio colposo. Nel frattempo sono stati annunciati una serie di lavori che andranno ad interessare lo storico edificio di Piazzetta del Commissario. Queste attività di risistemazione dell'istituto glielo dobbiamo a Piero e a Filippo perché è giusto così, insomma, non si deve ripetere mai quello che è successo, insomma, tutte queste cose, il discorso sarebbe infinito e retorico, ma qui è veramente vero.